Non mi capita quasi mai di leggere un copione dove si respira questa grande umanità dei personaggi, che sono così complessi come poi d'altronde siamo noi esseri umani. E spesso invece c'è una semplificazione del racconto che invece in questo film non c'è, nell'essere però una storia semplice, paradossalmente. Perché racconta una vicenda cittadina, una storia, diciamo, particolare, ecco, che poi diventa universale grazie al cinema, però il racconto è un racconto abbastanza semplice, mentre quello che esce dal copione rispetto ai personaggi sono dei conflitti profondi, molto complessi, e per me ovviamente, diciamo, è stata un'occasione imperdibile lavorare con Giuseppe. Riccardo, ma è un personaggio femminile molto complicato, probabilmente scritto per una ragazza più grande, ecco. E, ambientato in un'altra epoca, quindi l'attrice è stata proprio un'occasione che non mi sarei Come mai si, voluta far tu l'hai scattare. sentita questa differenza di età rispetto al tuo sangue? Io credo non ci avevo pensato. Beh, no, diciamo però che rispetto all'età che ho e al personaggio che interpreto in quegli anni, tutto aveva una densità e un peso specifico, una gravità diversa. Quindi a 23 anni, nel 38, si erano già delle donne, come dire, fatte e compiute, per cui chiamate a delle responsabilità diverse, che dovevano fare delle rinunce importanti. Capire e comprendere questa cosa, per me questo viaggio, diciamo, all'indietro, che poi il cinema ci dà questa opportunità bellissima, noi attori, di viaggiare nel tempo, è una cosa strana anche. Però mi sono proprio accorta di come sia diventato tutto più veloce, più bulimico, e da qualche parte forse ho anche pensato che ci siamo lasciati dei pezzi qua e là, mentre prima. Questi due personaggi si amano, ma di fatto non se lo possono dire e di fatto non possono stare insieme perché c'è una storia d'amore, ma c'è una storia di guerra che è più grande della storia d'amore, per cui prima ci si amava e ci si lasciava andare, adesso cambia proprio non solo il modo di affrontare le cose, cambia proprio il modo di sentirle. E questa sospensione è stata anche un po' catartica nel momento in cui vivevamo, perché abbiamo girato il film appunto in piena pandemia, noi eravamo ad Ascoli, in questa cittadina, ed eravamo anche noi isolati in questa condizione, devo dire che ha aiutato moltissimo il film, entrare, diciamo, abbiamo dato tutto quello che potevamo a questa storia perché lo meritava, insomma, lo meritava veramente un film. Dove nessuno ha risparmiato nulla perché quello che insomma, veniva richiesto assolutamente per portare a termine questo lavoro. E quindi ho proprio riflettuto molto su questo personaggio, su quello che succedeva in quegli anni. È un film che secondo me, appunto, suo malgrado, perché non vuole insegnare nulla, però mette l'accento su delle cose molto importanti. E quindi. Mi farebbe piacere anche che lo vedesse la mia generazione, onestamente, perché credo che sia importante vedere quello che succedeva, quello che è successo, pensare, riflettere, e credo che in questo senso il nostro maestro sia riuscito in questo intento. Grazie.